Venerdì 17. No, porca aspetta. Venerdì 17 scongiurati i più grandi disastri, ma in realtà per alcuni potrebbero comunque esserci, perché ricordiamo che ad esempio Trenord aderisce allo sciopero e fermerà le proprie corse tra le 9 e le 13, giusto Lorenzo? Sì. Ok, perfetto. ATM invece non aderisce. Alle 13 però sostanzialmente lo sciopero non coinvolge il personale di Trenord, si dice. Però potranno aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture. Ah, okay. Quindi sostanzialmente non il servizio Trenord, ma l'infrastruttura Ferrovie Nord e Gruppo FS Italiano. Ok, quindi non i treni, ma i binari, più o meno gli scambi, i semafori, quindi vabbè, nel senso la struttura, appunto, le stazioni magari in alcuni casi potrebbero esserci quindi dei ritardi o delle cancellazioni, però non dovrebbe essere così un pericolo. Ricordo 331-78-53-555 il nostro numero di WhatsApp, grazie ad Alberto che ci scrive, ci dice buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo, un saluto a tutti i cristallini in ascolto, ciao a tutti i cristallini. E poi hai notato che dice, notate anche voi la difficoltà negli ultimi tempi a riuscire a salire sui mezzi pubblici sempre affollatissima tutte le ore e oltretutto meno frequenti. Allora, devo dire che io ho la fortuna di prendere la M5 che, a parte due orari nel giorno, cioè la mattina e la sera, durante il giorno è sempre molto molto scarica. Però sento i ragazzi appunto della nostra redazione che vanno, vengono avanti in Nazareth con i mezzi e dicono che sono sempre super affollati effettivamente. Dicono, ormai qualsiasi ora c'è su gente, perché molto probabilmente passando un po' meno, sì, esatto. Non so, è un po' empirica come ricerca nostra, però effettivamente devo riportare queste testimonianze. Ricordiamo che tutto questo deriva dal fatto che ATM è sotto lavoratori per circa 300 appunto dipendenti. Almeno così è quello che sappiamo noi. Recentemente in un tweet sotto appunto un post degli ATM la gente si lamentava, i cittadini si lamentavano del fatto che ci fossero troppe poche corse. ATM appunto ha risposto, fatelo voi, dicendo che sono arrivate più di 1200 candidature per i 300 posti, che quindi stanno procedendo perché posso dire 1200 candidature, ti pagano la patente, ti danno 1000 euro se abiti fuori Milano, sai cosa che fanno? Ah no, sono gli altri che se presenti un amico hai tipo qualcosa in più. Quelle sono autoguidovie, mi sembra che fosse, infatti. Però fa capire come il comparto effettivamente è complicato, non si trovano le persone che possono, che poi 1200 candidature, poi bisogna vedere quanti sono veramente capaci e possibilitati a fare questa carriera. E poi lo diciamo, non è per niente un bel lavoro, cioè non un bel lavoro, un lavoro semplice, scusate, mi è uscita male, non è per niente un lavoro semplice. E magari non è nemmeno retribuito a dovere, non lo so sinceramente. Visti due di scioperi che fanno, credo infatti che non sia molto... Questa è una parte, ossia il fatto di essere sottolavoratori. Dall'altra parte, azienda Trasporti Milanese ieri pubblica: le risorse del PNRR sono preziose per le aziende che come la nostra hanno capacità progettuale, programmi avviati per decarbonizzare la rete. L'acquisto di 260 nuovi bus elettrici è stato finanziato con questi fondi che si aggiungono ai 210 già in servizio. Quindi 210 in servizio, adesso con i fondi del PNRR... una R meno, 260 in chiaro. Più. E comunque tutto questo va a impattare ovviamente sulla nostra città. Luce Verde ci dice anche come. Fasma, parlami, 17 minuti, Crystal Radio, ben ritrovati, bentornati a Good Morning Milano. Non abbiamo dato un po' le coordinate su come fare a sentirci, a risentirci, a rivederci. Ricordiamo un po' com'è che funziona qua tutta la baracca. Come sapete, noi siamo in FM 96.2, Crystal Radio Milano, ma ci potete ascoltare anche in streaming dall'app e sul sito. Se ci volete scrivere 331-78-53-555 e se ci volete vedere, ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano All News. Queste sono le coordinate appunto per seguirci tutte le mattine e seguirci anche poi volendo dopo la nostra trasmissione. La trasmissione che è fatta di notizie su Milano, città metropolitana, che iniziano appunto con la rassegna stampa di Lorenzo Masieri. Eh sì, perché abbiamo parlato un po' di scioperi, disagi per i cittadini, citiamo anche però il fatto che alle 10...
appunto in questa giornata di sciopero, ci sarà un presidio sotto Palazzo Lombardia, perché come sapete poi ci sono le varie diramazioni regionali dei sindacati confederali, e sostanzialmente appunto presidio sotto Palazzo Lombardia alle ore 10, dove ci sarà, si dice, anche un maxi schermo con un collegamento con in collegamento i segretari generali nazionali Landini e Bombardieri, quindi CGIL e UIL. E quindi questo anche per quanto riguarda la parte dei lavoratori che scioperano. Sono andato a cercare, siccome abbiamo detto le paghe dei dipendenti ATM, sì, eccetera, poco tempo fa è uscito un articolo sulla Repubblica Milano in cui si dice: i tranvieri ATM guadagnano 1413 euro al mese e pochi vogliono farlo. I sindacati dicono: puntare sul salario indiretto anche la casa, perché appunto sostengono che il salario sia troppo basso considerando il costo della vita, e i sindacati propongono si concedano case sfitte ai lavoratori. Beh, insomma, comprendo allora, perché si trovano pochi conducenti di autobus o di tram o compagnia cantante, è ovvio, cioè nel senso 1400 euro al mese con la responsabilità che hai, poi sì, beh, primo livello, va bene, arriverai, cioè ne ho assunto, punto. Vabbè, comunque insomma, sì, è vero che se ne ho assunto è un bello stipendio, però ho capito, ma stai portando dentro 60 cristiani dietro di te in giro, cioè è proprio sul punto di vista della responsabilità non so come risponda, se risponde ATM o il conducente. Nella storia famosa di Giacomo comunque fu indagato il guidatore del tram che tirò sotto il ragazzino in via Solari. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, stamattina è difficile. Sciopero generale anche nel mio cervello, mi sa di sì. È banalmente venerdì. Sì, sì, stamattina è difficile. Comunque sì, poi dopo fu scagionato, però comunque, insomma, se arriva a casa, toc toc, salve, salve, carabinieri, l'hai indagato per omicidio. Cioè, insomma, non è proprio la cosa migliore che ti può succedere, ma poi credo tante altre cose, nel senso comunque hai sempre comunque dei cristiani da portare in giro, hai sempre comunque quello che sale ubriaco, hai sempre comunque la signora anziana che rischia di cadere quando sale e scende, cioè tante cose, hai gli schiamazzi di quelli che escono da scuola e te fanno una capa tanta, cioè nel senso non è proprio una cosa... Sì, non è un lavoro d'ufficio. Non è un lavoro d'ufficio, è un lavoro semplice, e forse effettivamente su questo mi schiero a fianco dei sindacati, quindi su questo hanno più che ragione, se non si può alzare lo stipendio netto a un lavoratore, lo si cerca allora di incentivare in altre maniere, lo chiamano stipendio indiretto, lo chiamano? Propongono appunto lo stipendio indiretto, cioè benefit, aiuto sulla casa e su tutto quello che può essere, ad esempio anche il farti fare la patente a spese loro può essere un buon incentivo che sembrerebbe che abbia funzionato, almeno ad attirare, almeno abbiamo detto 1200 richieste su 300 posti disponibili. E ora andiamo con Noel Gallagher's con Easy Now. Noel's Gallagher's Ike Flies Birds con Easy Now, 7:25 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, sempre qua. Queste sono le cose che dovete sapere ogni volta che sentite le nostre soavi voci entrare piano piano in punta di piedi, come piace a noi, nella vostra quotidianità. Grazie mille anzi per farci compagnia, e grazie mille per accettare che siamo lì di fianco a voi mentre vi lavate i denti, sì, ad esempio. Perché no? Mentre aprite gli occhi adesso, letto. Da quando esistono i vari HomePod, cose di, giusto. Di Amazon, sì, smart speaker. Sì. In bagno c'è, cioè, un sacco, anche io lo vorrei in bagno, per esempio, quando leggo. Oggi è il Black Friday, ti do questo consiglio. No, si inizia il Black Friday. Sì, sì. No, oggi è Black Friday. Cioè, adesso ormai è la settimana. Sì, è la settimana Black Friday. Sì. Sì. No. No, questo consiglio. No, cioè, non credo. È super scontato. Ho visto che è super scontato, però comunque te lo metti lì, presa elettrica in bagno, al tacchi, momento, al momento li vedo come soldi sprecati. Al momento. Va bene, grazie. Perché mi rendo conto. Io ce l'ho in bagno. No, mi rendo conto dell'effettiva utilità, però al tempo c'ho stesso. C'ho anche lo specchio con lo speaker Bluetooth incorporato. Vabbè, che tu sei un pazzo. Sì, non lo uso mai. Perché c'ho quell'altro, e quindi ho quell'altro. Cioè, no, però... dico, sarebbe bello se, però poi quando sono lì dico, vabbè.
20 euro mi pare, ho visto quello senza orologio così. Eh sì, no, dipende da quello piccolino che si mette nel muro, che tu gli dici, uè Ciccio, fammi ascoltare la musica mentre mi lavi i denti. E lui, già passa una vita in bagno. Non si sente. Già passa una vita in bagno. Hai superato i 16 anni, per esempio. Metteci un po' meno adesso in bagno. Perché sono molto lento. Vanitoso. Sono molto, no, che vanitoso. Ok, pensavo per quello, pensavo, no, e comunque. Vabbè. Il periodo, il tema almanacco, diciamo, la nostra breve parentesi, apriamo e la chiudiamo velocissimamente, anche molto prima di velocemente devi farla. Tanti auguri a Carlo Verdone. Tanti auguri Carlo Verdone. 73 allora. Anni fa nasceva Carlo Verdone. 73 anni portati, benissimo. A fra poco, adesso è Calcutta. Amaro, Fabri Fibra fino al giorno nuovo. E allora parlavamo di tutto di Black Friday. Diciamo che oggi è il venerdì che inizia la settimana del Black Friday, perché sai che Black Friday viene il giorno dopo del ringraziamento. Quindi giovedì prossimo è... Cioè, tu non sai perché esiste il Black Friday? No. Cioè, tu non sai... Allora, aspetta, fermate la musica. E me ne vanto. Vabbè, scusa, no, ma perché... Con queste com'è queste americanate. Sì, io non lo festeggio. Ah, questa era Donato. Io non lo festeggio, non lo voglio festeggiare. Questo però era su Halloween, no? Sì, questa era quella. Mentre Mario Giordano in diretta nazionale su Rete 4 con una mazza da baseball in mano. Americana. Spaccava zucche nel giubilo dello studio, del suo pubblico, sì, della sua clac in Colonia Monzese. Infatti, però vabbè, è passata la storia. No, sì, allora funziona così: l'ultimo giovedì di novembre è il giorno del ringraziamento, che è un po' il Natale per gli americani, perché è il giorno più di Natale, è il giorno in cui si torna a casa, sta con i parenti e tutto, e quindi ci si scambia i regali. E quindi si va a correre a comprare i regali prima del giovedì. Il venerdì, quindi, è stato inventato il Black Friday, cioè svuotiamo tutto quello che c'è rimasto nel magazzino, capito? Sì. Nasceva così. Adesso devo dire che il famoso e noto e-commerce col nome del fiume... Che citiamo ogni 3x2, sì, solo ogni tanto ci ricordiamo. Infatti ci ricordiamo di non nominarlo proprio. Ha iniziato la settimana del Black Friday praticamente 20 giorni prima, più o meno, perché io se apri l'applicazione in questi giorni continua. Sì, oggi. È una settimana, però in realtà inizia oggi. Ti dico la verità, a mezzanotte ero nel mio lettuccio. Sì, dopo che ti ha scritto Walter Cherubini mi ha scoperto. Perché Walter Cherubini ti scrive di notte. Mi ha scritto Walter Cherubini per un piccolo... diverbio su una persona, sì, diciamo, della televisione italiana. Ok, siete come i giudici di X Factor, litigate anche voi. No, sono entrato a 58, tipo tutto a posto. Sono entrato a mezzanotte per vedere se ci fosse qualche offerta imperdibile per qualche gioco da tavolo. Perché ho questo. Per qualche gioco da tavolo, pensate voi? Ho questo. Sì, questo pallino. Questo pallino, esatto. E niente, però è l'inizio, chiaramente è l'inizio, sì. Sarà a vedere l'offertone, ora penso arriverà. Ora di venerdì, ti regalano tutto quello che vuoi. Guarda. Ma no, ma infatti, arrivano a casa e ti citano, guardi, non l'ha ordinato, tenga. Faccio sempre quel discorso. Secondo me le può interessare, via, un tavolo, solo che l'algoritmo sbaglia e invece di giochi da tavolo ti portano un tavolo, capito? Il problema è quello. Cioè, no, e quindi occhio perché può essere che succeda questo. Se c'è da approfittarne bene, se è l'occasione per... lo fanno tutti ormai. Tutto. Lo fanno tutti per ormai questo Black Friday benedetto. Sì, tutti i negozi. Ieri vedevo una marca di automobili che se vai questa settimana c'è il Black Friday sulle automobili. Cioè, che è una che questa settimana 500, cioè, se mi fai 500 euro di sconto su 30.000 euro di auto, ma me ne accorgo? No, diciamoci la verità. Dipende, su 30.000 non me ne accorgo. 30.000 no, però. Ho capito, sì, sulla tua Panda dell'82 ti fanno 12 euro di sconto, cioè, anzi ti chiedono 20 euro per comprarla, capito, in più. È un eco incentivo non eco. No, infatti non lo so, diciamo che ha preso un po' troppo. Effettivamente, ecco cos'è. Noi abbiamo detto che dopo Halloween si passa a Natale, sì. E invece secondo me si sta inserendo dentro una nuova festività che è il Black Friday. Il Black Friday è strettamente legato a Natale, perché oggi sostanzialmente, tra oggi la fiera dell'artigianato, tutti acquisteranno i regali di Natale, tranne i soliti, tra i quali sottoscritto, presente. Che si riduce al 23 a fare il giro di Arese. Ma tutti gli anni vai alla fiera dell'artigianato, ma non compri poi alla fine i regali, no, compri robe per te, mangi e basta. Mangio e bevo, quello che c'è da mangiare bene.
Anna Oxa, un'emozione da poco, che emozione, anzi altro che un'emozione da poco, grande emozione per Anna Oxa, le 7:43 minuti su Crystal Radio, ti ha scritto che Rubini è nuovo. Sì, però non per disquisire, non per disquisire ancora sulle sul... vostre diatribe, su visioni differenti dei personaggi televisivi italiani, ma esatto, per ricordarci che cosa? Per ricordarci che oggi, domani e dopo... Sì. Cioè ci saranno le giornate Periferia Art Me, a cui collabora anche. Eh sì, è il terzo weekend del mese. Ricordiamoci che il terzo weekend del mese, adesso per questo è l'ultimo appuntamento, poi si riparte dopo il gelido inverno, che non arriverà mai, però nel senso comunque dopo il Winter is Coming ripartiranno appunto le giornate Periferia Art Me. Cosa sono? Iniziative nella periferia di Milano, ma iniziative partecipate, nel senso che quasi sempre sono visite o giri o camminate nei vari quartieri dove si scopre appunto la periferia e si scopre la storia, si scoprono anche le iniziative attuali o le eccellenze che ci sono nei nostri quartieri. Quindi 17, 18 e 19 novembre andate su www.periferiemilano.com e trovate il calendario, sono quattro pagine belle fitte di impegni. Potete scrivere anche Periferie Art Me e lo trovate comunque, Periferie Art Me, tutto attaccato lo scrivete e lo trovate tranquillamente. Quindi grazie a Walter Cherubini della Consulta Periferia Milano per ricordarci questo appuntamento interessante per tutta la città di Milano, ma anche per chi viene da fuori, perché se siete fuori e volete venire a Milano a vedere qualcosa potete sfruttare magari l'idea di dire: ma sì, vado a vedermi il Duomo, vabbè, quante volte hai già visto, però va bene, vai a vederlo di nuovo. Vado a vedermi il Castello Sforzesco, va bene, sai che è finto, però vado a vedere. No, finto no, più o meno. Ma magari vado a Baggio a vedere una cosa, vado a Trenno a vederne un'altra, vado a Grattosoglio a vedere un'altra, fermami perché dico tutti, vado all'Ambrata. Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano. Amatissima da tutti i ciclisti della città, esatto, sappiamo. Esatto. Annuncia ieri l'iniziativa in programma per domenica 19, quindi dopodomani. Okay. Viva la strada, si legge dalla locandina, perché è sostanzialmente la giornata mondiale in ricordo delle vittime del traffico stradale. Uh-huh. E quindi ci sarà questo ritrovo alle ore 15 al giardino Aristide Calderini in zona Sant'Ambrogio. Uh-huh. Per sostanzialmente onorare le vittime e ribadire i punti principali sulla sicurezza stradale, quali appunto le grandi battaglie della Censi, ossia Milano città 30 all'ora, appunto ha detto abbiamo già fatto un passo avanti con il fatto di obbligare i camion a installare i sensori, date anche le recenti vicende appunto sulle nostre strade e tutte quelle cose di cui di solito parliamo noi. Chissà se le chiederanno anche della ciclabile su Monte Ceneri, lì cavalcavia Bacula, cavalcavia, come si chiama, Ponte della Ghisolfa. Sì, sì, sì. Ci sta. No, perché sappiamo che c'è tutta questa diatriba che spesso viene tirata in causa su quel tema. Io spero che, essendo appunto, come si dice, un momento di ricordo per chi ha perso la vita sulle strade di Milano, esatto, ci sia solamente un momento di ricordo e basta. Poi è chiaro che qualcosa è già stato fatto, molto si potrà ancora fare. E gli assessori vanno e vengono alla fine, cioè sì, siamo noi più che gli assessori, mettiamolo giù così. Però, wow, e qui chiudiamo il manifesto politico di Lorenzo Masieri, che in una pagina c'è stato scritto: gli assessori vanno e vengono, noi rimaniamo. È una cosa oggettiva, ma sai che anche dell'oggettività si può fare un manifesto politico. Gli assessori vanno e vengono, ma noi rimaniamo qua. Questo è il messaggio di Lorenzo Masieri. Adesso invece NEC che vi chiede di perdonare. NEC, 7:47 minuti, Crystal Radio. NEC, perdonare. Tu mi perdoni quando ti tratto male? Sì tanto sì, lo sai che un po' te lo meriti. Domani, tanto il giorno dopo è la stessa cosa. Poi sai che un po' te lo meriti, come dire, dai, un po' devi spiegare le tue colpe. Quindi lo sai. 7:50, si va avanti con le notizie di Milano che dicono che cosa? Ieri, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, protesta silenziosa pro Palestina. Infatti, alcuni militanti delle associazioni di solidarietà appunto con Gaza, posizionati nella tribuna riservata al pubblico, non pensavo che anche nel Consiglio Comunale ci fosse la possibilità sì, sì. Piuttosto che vederla con il più per due su YouTube e anche gratis, penso veramente non è neanche per il biglietto.
Il biglietto per andare del Consiglio Comunale adesso. No, vabbè, secondo me, allora, per entrare, a parte che per entrare a Palazzo Madama, tipo al Senato, sì, devi, a parte essere decoroso, sì, cioè, sì, c'è l'obbligatorietà di cravatta. E sì, se non, sì, giacca e cravatta, se non hai la cravatta te ne danno una d'ufficio loro. Sì, sì, quello sì, letto sì, però è gratis. Sì, se vai, so, allora, se vai a visitare il Palazzo Madama con le gite, no, ma se vai alle sedute del Parlamento, ma sì, non sono, cioè, collegate, le due cose? No, 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 okay, no, 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 no. Okay. Sono sicuro. Vabbè, sostanzialmente, appunto, dalla tribuna riservata al pubblico, alcuni militanti hanno esposto tre bandiere della Palestina e uno striscione con scritto "Cessate il fuoco". Sapete benissimo che il Consiglio Comunale è stato sede di un bello scontro tra maggioranza opposizione, tra maggioranza e maggioranza, sì, sul fatto del conflitto arabo-israeliano, e quindi niente, segnaliamo appunto che ieri c'è stata questa protesta, ci sono delle foto in giro, sicuramente non sono quelle proteste che si vedono appunto nelle grandi aule, ma proprio per una questione di numeri. Di spazi. C'è un altro tema però nel Consiglio Comunale, a te caro, non ci sono notizie su quello? Ah, devo ancora cercare per bene. Non ci sono notizie su quello? Indagheremo, parliamo del prolungamento dell'orario della bike. Del bike, esatto. Sì, sì, sì. Esatto. Era l'ordine del giorno lunedì, non era stato discusso, era stato spostato a giovedì, vediamo se cercheremo notizie in merito. Vedo che abbiamo un minutino prima della pausa, quindi io anticipo solamente il tema grosso di cui si parla oggi, ossia, parliamoci chiaro, Lambrugino d'oro a Pucci. Sì. Avete letto di tutto, noi ieri abbiamo azzardato qualche motivazione. Cioè, pensa te, in questo mondo noi siamo di quelli che hanno difeso Pucci, cioè, pensa come è assurdo questo mondo. Sì. E sostanzialmente, intervistato in tutte le polemiche, lui dice solamente: me lo danno perché regalo da 30 anni la leggerezza ai cittadini milanesi. Hai capito? Beh, la risposta non è brutta. No. Però manda in soffitta l'idea che avevamo noi invece, che noi pensavamo lo facesse perché faceva cose sociali, ma che perché poi magari le fa, la beneficenza che faceva, diciamo, le fa, non lo sappiamo, cioè, la sua attività sociale, certo, e invece no, gli danno perché fa ridere, sganasciare le risate. Certo che io ieri, quando ho detto così, poi magari lo fa, quindi boh, sì. Però mi ero dimenticato ciò che adesso sta risalendo, ciò che adesso sta venendo a galla, che era magari passato un po' in secondo piano, quindi varie battute un po' così, e le foto della Schlein, le KK quello e che attacca quell'altro, prese di posizione politiche contro il sindaco, ho letto delle robe tipo non le so, perché sostanzialmente l'ha attaccato Selvaggio a Lucarelli, e quindi adesso sai che si è innescata una bomba, un ping pong di insulti praticamente. Adesso bisogna capire cos'è vero, cosa non è. Va bene, a fra poco, andiamo in pausa. Sting, if I ever lose my faith in you, se perdo la fede in te, ma io, Masieri, ho sempre grande fede in te, sì, ricordatelo. Sei veramente un democristiano, Emilio, passi fede da una parte all'altra, prima mi insulti, poi mamma mia, piuttosto vai. Hai un tema che a te caldissimo, vabbè, ti faccio anche questi regali, ti faccio, cosa vuoi di più? C'è un tema a te caldissimo, a te che proprio non dormi la notte per pensare a questo tema, che è il bike me, cioè tu hai questo cruccio del dire: ma perché se la sera esco dal cinema non posso prendere il bike me? Se ci posso, posso prenderlo per posso andare, prenderlo per andare, ma non posso prenderlo per tornare. E allora non te lo sei chiesto solo tu, se lo sono chiesti anche alcuni consiglieri comunali, tra cui colei che abbiamo in collegamento in questo momento, Francesca Cucchiara. Buongiorno, consigliera Francesca Cucchiara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo a capire come mai avete dato ragione a questo folle di Masieri e avete anche voi proposto che si rivedano alcune regole sul bike. C'è in realtà una ratio molto interessante dietro, no? Quale? Sì, allora in realtà sono diverse. Premesso che è una cosa che portiamo avanti da tempo, poi ci sono state tutta una serie di indagini, quindi purtroppo non siamo ancora riusciti a discutere la mozione che ho presentato, però penso che siamo ormai in dirittura di arrivo, quindi suppongo che per lunedì dovremo riuscire a discuterla. La ratio è la seguente: innanzitutto si tratta di ampliare un servizio pubblico, e questo comporta dei benefici, perché ne dico uno: se posso utilizzare la bicicletta senza dover aspettare un mezzo pubblico, torno a casa
vorrei tornare a casa prima e sicuramente potrei tornare a casa anche più sicura, perché sappiamo insomma che insomma, le tratte non sono sempre così sicure come di giorno, no? Quindi diciamo può dare un comfort in più. E poi è anche una questione ambientale, nel senso che se so che posso tornare con la bicicletta, magari non utilizzo la macchina, se non utilizzo la macchina, quindi libero lo spazio, inquino di meno, questo comporta dei benefici per la comunità. Ecco, ma consigliera, una domanda sola, ma come mai infatti adesso, cioè ci sarà non abbiamo capito questa cosa qui, come mai a mezzanotte chiude? Puoi prenderla, se non sbaglio, entro mezzanotte e riportarla entro mezzanotte e mezza. Okay. Come mai c'è questo limite temporale attualmente? Allora, il limite temporale è dovuto alla manutenzione, perché ci è stato spiegato che la manutenzione si fa di sera. Quindi è il motivo per cui questa proposta diciamo è partita da diverso tempo, ma c'erano delle criticità nel realizzarle. Adesso insomma siamo riusciti un po' a lavorare anche con la sera, perché sono tutti chiari. Quindi diciamo che riusciremo a provare la strada, a provare la strada sul giro. Però okay. Diciamo la ragione principale sostanzialmente era quella, poi mi riguarda, mi sta chiedendo una cosa veramente piuttosto figua, quindi penso che sia assolutamente fattibile. Per cui lavorandoci un po'. Ma ieri appunto non si è discussa, perché c'è stato un consiglio comunale appunto abbastanza movimentato. Com'è andato consigliera? Abbiamo già dato notizie, però da dentro allora, capiamo. Consigliera, ci racconti com'è andata nella serata? Abbastanza critico, diciamo un po' anomalo, possiamo dire, come consiglio comunale. Intanto è in una mozione di fiducia, e quando ma ci troviamo davanti a quelle situazioni, sono sempre situazioni un po' tese, e questa lo era probabilmente quella di più, anche perché sarà il voto segreto, e quindi diciamo che poi c'è stato un discorso anche piuttosto duro del sindaco in aula, e quindi insomma poi come dire, a cascata ci sono state tutta una serie di risposte che molto molto dure, molto critiche, che quindi insomma hanno un po' alimentato questo clima di tensione, quindi anche la sessione da parte relativa alla discussione di questa mozione qualche anno si è prolungata. Alla fine insomma tutto è rientrato, almeno per quel che compete diciamo la nostra parte, quindi nella maggioranza, poi alla fine è stata bocciata, però ecco ci ha preso molta parte della discussione. E quindi insomma abbiamo anticipato altre mozioni che ritenevamo prioritarie, come quella sui concerti della Maura, che comunque i cittadini ci chiedevano da diverso tempo, e con diciamo un fatto positivo. Chiaro. Poi ecco, spero che riusciamo a discutere questa sul Brightly, e spero che finalmente riusciamo a discuterla lunedì. Cambiamo brevemente argomento, perché consigliera, nel giorno in cui tutti parlano dell'Ambrogino d'Oro a Pucci, noi ci distinguiamo. Ne parliamo dell'Ambrogino d'Oro a Ilaria Lamera, ossia la ragazza che diciamo ha iniziato il movimento Tende in Piazza, giusto? Esatto. Sì, è un ambrogino che abbiamo proposto noi, e ci tenevamo sia per premiare il merito di Ilaria Lamera, che ha avuto anche il coraggio di portare questa battaglia in prima persona e farlo in maniera piuttosto dirompente, però in realtà insomma è anche un modo per portare all'attenzione un tema più grande di cui non dobbiamo mai smettere di parlare, che è quello degli affitti, che è una delle più grandi criticità che Milano sta vivendo. Sappiamo quanto sia difficile accedere a un'abitazione a un prezzo accessibile qui a Milano, ed è un tema che insomma compete all'amministrazione sicuramente, però è anche un tema nazionale. Talmente la questione degli affitti brevi o la regolamentazione degli Airbnb è qualcosa che dipende dalla normativa nazionale. Questo per dire cosa? Che anche la premiazione di un Ambrogino d'Oro è qualcosa che comunque riporta al centro un tema, e quindi abbiamo pensato che fosse una candidatura giusta. Beh, anche un Ambrogino al coraggio, appunto, un Ambrogino anche al coraggio del dire se non ci stai, alza pure la testa e trova un modo civile di dire la tua. Quindi complimenti per questa candidatura.
Consigliera, grazie mille. Allora, buon viaggio, perché sentiamo che è su un treno, credo. Quindi, buon viaggio. Fortunata oggi a trovare un treno, quindi ci sta. L'orario è ancora buono. Ricordiamo che alle 9 inizia lo sciopero. Grazie mille. Allora, alla consigliera Cucchiara, appunto, di Europa Verde. Grazie mille, consigliera. Grazie. Allora, noi siamo residenti in una zona che chiamiamo il Lazzaretto, proprio perché fa riferimento alla chiesa del Lazzaretto. Sono un po' di vie di Porta Venezia che da anni soffrono del problema della malamovida, che si traduce in orari folli notturni, con le vie completamente intasate di persone in mezzo alla strada, che impediscono il passaggio prima di tutto delle auto, ma anche ormai dei pedoni. E noi non riusciamo a dormire e a riposare e a chiacchierare nelle nostre case sino a notte fonda, proprio perché abbiamo centinaia di persone che schiamazzano sotto casa. A fronte di un delirio del genere, nei confronti del quale abbiamo cercato di mettere in atto tutte le misure istituzionalmente possibili, non abbiamo mai ottenuto risposte. Recentemente 34 di noi si sono costituiti nei confronti del Comune di Milano chiedendo i danni proprio per il risarcimento del danno derivante da questo stato delle cose. Da lì in poi, anche all'esito di, diciamo, di pronunciamenti giurisprudenziali favorevoli ai residenti, il Comune si è accorto che effettivamente la questione della malamovida non era solo il modello Milano, la Milano che si rianima, la socialità ritrovata, ma era anche scaricare per strada una serie di problemi rilevanti che hanno a che fare con la salute delle persone, perché, come dicevo, noi siamo regolarmente esposti a un rumore che va ben oltre quello che è la soglia della tollerabilità. Poi abbiamo problemi di mobilità, perché ancora una volta, come ho già detto, non riusciamo più nemmeno ad arrivare nelle nostre case, perché ci è impedito di camminare sui marciapiedi, totalmente invasi da tavolini, da sedie, da avventori. Che non stiamo parlando di posteggi, quando parliamo di mobilità non parliamo di posteggi o cose, parliamo di a piedi, cioè, mi hai detto, cioè, questa cosa allora, qui parliamo di tutto. È una cosa che è veramente grossa. Sì, ma la mobilità è il diritto di muoversi, è il diritto di circolare liberamente. Questa libertà ci viene negata perché la mobilità, la viabilità. Ma tutte le sere, ma tutte le sere così. Cioè, non c'è, allora, come dire, non è più solo il venerdì sera che lui dice è un giorno, mando giù il boccone a mare un giorno alla settimana. No, ormai è sempre così tutte le sere. Allora, ovviamente la questione è più rilevante durante il weekend, quindi diciamo dal giovedì alla domenica e con picchi il venerdì e il sabato. Poi d'estate naturalmente si spalma un po' più sulla settimana, ma vede qual è il problema? È che si è sdoganato un modello in forza del quale la gente si sente autorizzata a stare in mezzo alla strada. Allora, sì, anche le persone migliori del mondo, anche le più educate, posto che purtroppo non sempre è così, se sono in cento a chiacchierare, come succede in molti ristoranti, no? Di cui tutti abbiamo esperienza, se non c'è un'insonorizzazione buona e un ristorante un po' ampio, se è affollato, per parlare bisogna urlare. E questo è un fenomeno normalissimo. Chiarissimo. Allora, ritorniamo sul tema fra pochissimo, perché adesso un po' di musica, ma poi appunto ritorniamo bene, perché la chiamata malamovida, questo mi piace, perché appunto non vuol dire essere contrari al tutto, ma contrari quando le cose vengono lasciate gestite male. Sophie and the Giants, DNA. Continuiamo con il nostro ospite, parliamo appunto di malamovida, parliamo della zona via Lazzaretto, lì dietro Porta Venezia, per intenderci. Via Lecco, sì. Insomma, quelle vie lì. Zona di recente boom della movida, sì, diciamo. Ormai, tanto tempo però diciamo l'ultima delle zone che si sono andate ad aggiungere, e anzi viene da dire, visto che si aggiungono, ma i problemi rimangono sempre quelli. Esatto, e in pausa stavamo parlando appunto, mi piace la frase che hai usato, contrapposizione tra interessi legittimi. Appunto, si stava parlando di questo, perché sostanzialmente i commercianti sono legittimati ad avere l'ideor, però entra in gioco il diritto alla salute. Stavamo parlando di quello, giusto? Sì, certo. No, infatti la questione è sottile da un punto di vista giuridico, ma molto molto chiara. Poi purtroppo è invece molto evidente dal punto di vista pratico. Allora, dal punto di vista giuridico, il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione ed è prevalente anche sugli altri diritti che la Costituzione garantisce, in particolare quello di fare impresa e di fare business. Quindi mettiamo subito in chiaro questa cosa, che non c'è una contrapposizione
si gioca alla pari. Il diritto alla salute, nel momento in cui la salute dei cittadini soffre un gravissimo nocumento, ovviamente tutte le altre cose scemano, cosa che ovviamente non avviene. E per noi la salute significa l'Organizzazione Mondiale della Sanità più mille altre organizzazioni che hanno decretato che l'esposizione a un rumore continuo e ricorrente genera danni alla salute, che sono anche stati quantificati in termini di ore di vita persa e di malattie gravissime che possono insorgere. Quindi chiariamo il fatto che stiamo parlando di una cosa molto seria, non è un cittadino arrabbiato, non è l'emozione del momento, non è un oscurantismo, non è niente di tutto questo. Sono situazioni molto, molto concrete, molto reali e ahimè molto spiacevoli. E questa è una cosa. Poi è chiaro che nelle città si tratta di convivere e di far convivere interessi legittimi. Uno di questi è sicuramente anche uno non normato, nel senso che il diritto al divertimento non esiste nella Costituzione, non esiste nelle leggi, ma siamo ben contenti da persone che siamo di poterci anche divertire. Il problema sono le regole che devono essere chiare e soprattutto devono essere fatte rispettare. Adesso vorremmo parlare del provvedimento che si sta realizzando in Porta Esatto. Venezia in modo sperimentale per un mese, quindi sono state individuate delle regole, noi le riteniamo assolutamente inefficaci e insufficienti, ma il vero problema è che sino ad oggi le leggi che la Costituzione, il codice civile, eccetera, hanno individuato non sono mai state applicate, perché sotto casa nostra vengono commessi degli illeciti continuativamente e nessuno interviene. L'illecito è blocco della circolazione, spaccio di droga, prostituzione, imbrattamenti, di tutto e di oltre che disturbo alla quiete pubblica, tutto quello che abbiamo già detto. Negli anni non abbiamo avuto la grazia di ricevere alcun tipo di presidio, quindi siamo stati abbandonati e le nostre richieste plurime fatte alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato sono rimaste assolutamente inascoltate. La situazione è degenerata. È degenerata perché sia il pubblico, diciamo, di persone anche per bene, per l'amor di Dio, però ovviamente in mezzo alla strada in 200 non possono Chiaro. che fare un rumore esagerato, non possono che impedire il transito delle macchine e delle persone, e poi perché hanno creato l'humus, diciamo, ideale per l'arrivo della microcriminalità. E La questo è mia, vi tutt'altro assicuro, io tema, ci vivo da chiaramente. sempre, era una zona sicurissima. Adesso qualcuno vi tirerà fuori la storia di 50 anni fa, la mala, le sparatorie, ma tutte sciocchezze Storie da che romanzi, appartengono storie da romanzi, dai, quelle. a un tempo passato. Vado avanti. Sì, prego, 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 prego. Ah, scusi. Quindi, io ribadisco, vivo in quel quartiere da più di 30 anni, ci sono sempre stata, anche quando ero all'epoca giovane, totalmente vivevo da sola, non ho mai avuto alcun problema, non c'era alcun problema di sicurezza. Oggi i miei figli escono con paura, tornano esclusivamente in taxi, posto che far venire un taxi a casa nostra è quasi impossibile, perché conoscendo le difficoltà di viabilità si rifiutano di venire, e anche questo è un fatto assolutamente acclarato. E dopodiché mia figlia torna dall'università e ha paura alle 6 di sera d'inverno perché è buio. Ma perché? Non perché ci siamo spaventati e suggestionati, perché l'incidenza dei fatti di microcriminalità e cosiddetti reati predatori sono aumentati in maniera esponenziale. Cioè, noi abbiamo vicini di casa, io corro in terra per ora. Non ho subito aggressioni, furti e quant'altro, ma molti dei miei vicini di casa sono stati borseggiati. La ragazza che vive sopra di me quando entra e con fatica cerca di parcheggiare la macchina, in alcuni casi hanno tentato di entrarla in macchina, comunque la spaventano. Cioè, c'è una situazione che è inutile che qualcuno si strappi le vesti, è oggettivamente fuori controllo. Allora, Adesso dei segnali di diciamo, ravvedimento ci sono, devo dire, ancora assolutamente troppo deboli. ti chiedo, adesso parliamo per bene un attimo di questo piano che appunto prevede la chiusura anticipata, delle Sì. ore, eccetera. Abbiamo visto che Granelli il primo weekend è venuto anche lì in Porta Venezia. Però prima ti chiedo, il rapporto con i commercianti? Voi vi siete interfacciati, immagino, come Comitato Lazaretto ai commercianti. Com'è andato? Com'è andato il dialogo? Allora, Per chi non ci per vera vede, per chi ci onestà. stesse ascoltando solo in radio, vi dico, andate a rivedere l'intervista perché ha fatto un sorriso abbastanza esplicito, Elena, devo dire. Era un sorriso un po' così amaro, mi sembrava, Elena. Ma allora, io parlo della mia esperienza personale che appunto vivendo lì da sempre, quando sono arrivati ovviamente i rapporti erano più che cordiali,
Ovviamente quando la situazione ha cominciato un po' a degenerare, il tentativo è stato quello di parlarsene, scusate, di parlarci, quindi, ma senti, per favore, non è che puoi abbassare la musica, ma guarda che tutta sta gente in mezzo alla strada, non puoi tenerla. Insomma, si è tentato anche un certo tipo di dialogo. Poi quando siamo andati a livello istituzionale, perché ovviamente col dialogo personale non si è ottenuto nulla, abbiamo cominciato a muoverci a livello istituzionale e naturalmente lì si sono cominciate a creare un po', come dire, fazioni contrapposte, dove noi, credo, siamo sempre riusciti a parlare in maniera civile e cercando di trovare delle soluzioni appunto di carattere istituzionale, che passassero attraverso le leggi esistenti e il loro rispetto. Dall'altra parte, onestamente, da lì in poi abbiamo trovato da parte di quasi tutti una chiusura e anche un atteggiamento abbastanza scomposto, perché purtroppo frasi tipo se non dormite prendetevi il Lexotan o se non vi piace star lì cambiate casa sono state ricorrenti. Quindi diciamo che l'interlocuzione con loro di fatto è finita. Loro credono di avere tutti i diritti del mondo di fare quello che fanno, sbandierando il fatto che assumono le persone e fanno business e quindi fanno andare avanti l'economia di Milano e noi ovviamente facciamo valere il fatto che non si può trasformare una zona in un inferno. Poi io tra l'altro oggi parlo perché vivo in via Lecco e faccio parte del comitato Lazzaretto, ma la verità è che questa situazione si replica in centinaia di strade di Milano, tant'è che noi come comitato facciamo rete a livello cittadino con altri 14 comitati, abbiamo fondato il comitato Milano Degrado e Malamovida e a nostra volta facciamo rete a livello nazionale, cioè il tema della Malamovida non è nato in via Lecco. E non va risolto in via Lecco, per cui anche la delibera, l'ordinanza in forza della quale per un mese in via sperimentale si fanno questi orari ridotti, eccetera, eccetera. Insomma, è un po' un marginalizzare il problema pensare che lo risolviamo quando via Lecco, ammesso non concesso, e per ora vi assicuro che non è concesso, tornerà a una vivibilità. Cioè, la Malamovida è un sistema che ha inquinato la vivibilità delle città in maniera molto molto diffusa e radicale, quindi non è via Giustamente Lecco, Elena, come è dici un tu, tema appunto, diverso. bisogna intervenire forse a livello proprio istituzionale, ma molto più alto, nel senso che appunto è un problema che non è riconducibile solo a Via Lecco, solo alla Darsena o solo ad altri posti di Milano o di altre città, ma appunto è anche un problema forse culturale, forse bisognerebbe culturale anche per chi Assolutamente. inizia anche un'attività, per chi va a vivere in certe zone, cioè, nel senso, è comunque il tema, come dicevi prima, interessi legittimi da entrambe le parti che però vanno a scontrarsi, quindi a un certo punto bisogna comunque trovare una sintesi, perché, ma anche nel bene di tutti, cioè, ma soprattutto anche nel bene della città e poi infine per il bene di chi abita in quelle zone. Dopo appunto ritorniamo allora a parlare di questa delibera e vogliamo chiederti bene come funziona. Piccola pausa perché andiamo adesso invece con un po' di musica, con una Loretta Goggi dannata, ho voluto metterla sì, ho voluto mettere così questa Loretta Goggi dannata con Maledetta Primavera qui su Cristian Radio a Good Morning Milano. Maledetta primavera, non è male mettere maledetta primavera il 17 di novembre, però suona anche bene, no? Maledetta primavera, chissà quando arriverai, capito? Sarà così. Con questa Sì, con veemenza, questa è veemenza. Sì, cattivissimo. anche se insomma, quando arriva il bel tempo, sono guai in quel del quartiere Lazzaretto, vero Elena? Voi sperate in un Accidenti, è inverno vero. rigido e la vostra speranza è nel meteo, ma pensa a te, cioè ormai dovete riporvi nelle mani del Signore, cioè veramente è complicatissima la No, ma deve situazione. piovere parecchio, perché il freddo non basta. Beh, fa bene, anche con la siccità che c'è in giro farebbe anche bene, effettivamente, grazie Elena. No, appunto, entriamo bene nel dettaglio appunto di questo piano che Giusto. è in prova da qualche settimana. Appunto, abbiamo visto Granelli, abbiamo letto anzi Granelli Che fa la movida? che è Ah no, andato a ah vedere se ok. effettivamente chiudessero prima i Dehors, però ci stavi dicendo che non sta funzionando, quindi ti chiedo perché? Perché se comunque chiude il Dehors, ammesso che chiuda, quel non me lo dirai te, comunque la gente non va via, immagino. È proprio questo il tema, nel senso che i bar che ho io sotto casa credo che l'abbiano abbastanza rispettata questa ordinanza, nel senso che a mezzanotte smettono la somministrazione nei Dehors, ma non è che smettano la somministrazione dentro al bar, quindi nessuno vieta agli avventori di entrare, ordinare da bere,
riuscire in strada e fermarsi sino a quando gli pare, perché poi i locali chiudono alle 2. Alcuni a mo' di ripicca hanno detto: vabbè, allora chiudiamo alle 3 invece che alle 2, perché comunque voi sapete che i locali teoricamente possono stare aperti anche tutta la notte. Da noi avevano deciso di chiudere alle 2 come segnale di distensione, in realtà chiudere alle 2 non so voi, io alle 11, 11 e mezza vado a dormire perché alle 7 mi alzo. Pensare di poter dormire dalle 2 e mezza alle 3 in poi non è che sia tutto sto vantaggio. Comunque, i locali a mezzanotte, adesso in via sperimentale, chiudono i dehors. Continuano perché la chiusura riguarda solo i dehors, la somministrazione all'interno dei locali, e la gente naturalmente, se ha deciso di star fuori, sta fuori. Quindi agli effetti dell'assembramento per strada e del rumore non è cambiato nulla. Noi lo diciamo dalla prima ora, nel senso che abbiamo anche fatto degli incontri prima che l'ordinanza entrasse in vigore, e avevamo già dichiarato i nostri dubbi sul fatto che questa ordinanza servisse a qualcosa, e effettivamente vi possiamo confermare. E quando dico confermare, non sono io perché ho un interesse in gioco, ma sono filmati con tanto di decibel accanto che fanno vedere come all'una e mezza, alle 2 di notte abbiamo 76-78 decibel sotto casa. Per chi non lo sapesse, gli 80 decibel sono mediamente una fabbrica a pieno regime, il 100 decibel sono la soglia del dolore. Quindi, no, per darvi una misura, quello che è l'indice di tollerabilità media, considerando che viviamo in centro a Milano, che c'è tutto il rumore antropico, eccetera, eccetera, di giorno sarebbero i 55. E dico un'ultima cosa, scusate i tecnicismi, ma giusto per rendere l'idea, l'aumento è, come dire, non è lineare, ma è esponenziale. Quindi tra 55 e 60 c'è un aumento esponenziale che Sì, non infatti. è irrillevante. Cioè, si sente di Immaginatevi più 80 quell'aumento 80 rispetto a se fosse da 40 a 50, ecco quello è il concetto, cioè, si sente Esatto. molto più. Comunque, il concetto è che l'ordinanza non sta funzionando, ha fatto arrabbiare un po' tutti. Noi, più che arrabbiati, siamo, diciamo, convinti che non serve, l'abbiamo detto e lì finisce. I commercianti sono molto arrabbiati, alcuni hanno fatto proprio dichiarazioni quasi nervose, perché si sentono ovviamente toccati nei loro interessi economici e fanno valere il fatto che loro assumono le persone. Quindi diciamo che al momento la contrapposizione esiste. Io mi auguro, Elena, prima stavo scusate. facendo un ragionamento fuori con la regia così, diciamo che forse un tema è anche quello del fatto di chi va in questi locali, nel senso, adesso la dico male, spero, ma di non cadere troppo male. La verità è che questi locali non si rivolgono a chi abita in quella zona. E quindi è ovvio che se io arrivo lì da fuori, l'ultimo dei miei pensieri, mi spiace cara Elena, l'ultimo dei miei pensieri è: oh Dio, cerco di non fare rumore per chi sta qua sopra, non so come dire, no? Se invece abitassi Certo. lì e vado al locale sotto casa, ma è anche nell'interesse di chi gestisce il locale, nell'interesse degli avventori, non far diventare un casino pazzesco, perché poi questo, la serata, no? E quindi secondo me c'è anche questo tema del pensare che alcuni locali si riferiscono a una clientela che non è di quel luogo. E quindi è complicata anche da gestire a quel punto, no? Può avere Ma un senso allora, questo ragionamento oppure è troppo cabbato in sicuramente. aria? No, Ok. questo io vi dico che, tra l'altro, che a me piace anche andare, so, andare a farmi colazione oppure per bere un aperitivo, l'ho sempre fatto, lo farei tuttora, e è assurdo che con tutta l'offerta che ho sotto casa io non mi senta più di frequentare i locali che ho sotto Vedi? casa, e questo è grave, e nessuno di noi lo fa proprio perché si è creata quella frattura che va contro la logica del il locale del mio quartiere e gli voglio bene. Però Chiaro. chiaramente Milano poi è una città attrattiva anche per chi viene da fuori Milano, quindi diciamo che il tema del quartiere, forse per locali che hanno diciamo la volontà di attrarre un pubblico serale, ovviamente devono anche loro un po' allargare la platea. Vi assicuro che da noi arrivano persone dall'Interland. Io ho viaggiato nei treni della Nord al sabato pomeriggio e sentivo ragazzi che stavano arrivando appunto dall'Interland e venivano, guarda caso, in Porta Venezia. Cioè, ormai Milano, ormai forse è sempre stato così, ma oggi è veramente diventato polo d'attrazione non solo per la città, ma per tutti le cittadine, i paesi che stanno intorno a Milano. Il problema è che, ti ho detto, si è anche molto mescolata la qualità della frequentazione, perché
Io tante volte io abito al primo piano, guardo fuori, francamente vedo delle facce di persone anche assolutamente, non so come dire, vedo i visi anche dei miei figli, cioè di adolescenti o Sì. meno adolescenti. Il problema è la quantità, cioè è sdoganare, Chiaro. perché tu giustamente hai detto, se io sono nel locale sotto casa non faccio casino perché so che sopra ci abita il mio vicino, ma la verità è che quelle seratone lì si facevano a Capodanno e a Ferragosto almeno funzionava così e ci si pigliava le secchiate d'acqua. Erano due, tre occasioni nell'anno in cui era consentito esagerare. Invece adesso il famoso modello Milano, per cui giustamente tu prima hai fatto appello alla cultura, ha fatto sì che sia diventato normale, addirittura promosso come modello buono e giusto perché era la nuova socialità, non parliamo nel post-Covid, la gente che si riappropria dei propri spazi, una socialità diffusa, condivisa, ma sono tutte balle, nel senso che va benissimo la socialità, ma non può andare oltre ogni forma di civiltà. E cosa che è avvenuta, appunto, è veramente un tema di civiltà. Vogliamo ridare alle città una dignità? Vogliamo ridare alle città la loro vocazione primaria, che è quella di essere contenitori di esperienze di vita civile? Sì o no? Adesso è no, ma ve lo posso garantire, cioè noi non viviamo più e non Bella viviamo più domanda, per Elena. quella di... Elena, ci hai fatto la domanda da $1 milione, mi sa. E quindi credo che, e adesso ti ringrazio perché siamo arrivati alla conclusione, che ci dovremo risentire proprio avanti per dirci appunto come procederanno le cose, come questa sperimentazione, che già abbiamo capito comunque essere abbastanza Fallimentare. fallimentare, si concluderà verso fine novembre, capiremo appunto come andrà. Elena, io davvero ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto, grazie anche per la tua pacatezza e la tua gentilezza. No, ma grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate. Io spero di aver restituito uno spaccato veritiero, lo è di sicuro, ma anche un po' insomma, che avvicini al problema tanti che magari pensano che la Malamovida sia un gruppo di rompiballe che vorrebbe una città buia e spenta. Ecco, non è quello l'obiettivo. Vogliamo una città vivace, viva, piena di offerta, cosa che peraltro Milano è sempre stata, ma con le regole chiare di ingaggio e il rispetto delle stesse. Io ringrazio ancora voi e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Grazie mille, Grazie grazie mille Elena, grazie mille al Elena. A comitato presto. Lazzaretto e noi dobbiamo salutarci, o meglio, diamo appuntamento a dopo la prossima canzone per salutarci. È ancora una canzone.